Allo stadio Ricci di Sassuolo, la squadra di Piovani, oggi squalificato, deve riscattare il KO. Sul campo della Juventus sfida il Verona, ancora decimato dalle assenze. Il primo tentativo è quello di Miyashi con la giapponese che ci riprova poco dopo da distanza siderale, 35 metri, non inquadra la porta l'ex Vegalta Sendai. Davanti per Piovani ci sono sempre Pirone e Bugeia. Si fa vedere anche l'Hellas con il calcio di punizione, il tentativo volante di Francesca Papaleo, oggi terminale offensivo della squadra di Pachera. Bugeia prova a liberarsi, calcia con il destro, non riesce a trovare lo specchio della porta, palla che finisce alla sinistra di Durante, che deve arrendersi al quarto d'ora al gol del vantaggio del Sassuolo con Dubkova. Il destro sporcato e rallentato da Ambrosi finisce direttamente in rete, cade dopo oltre 3 partite e mezza l'imbattibilità di Francesca Durante. Sassuolo 1 Verona 0 al 15esimo, 6° gol in campionato per Camila Dubkova, diventeranno anche 7 nel corso del secondo tempo. Sassuolo che continua a spingere con il pallone dentro verso Pirone, l'anticipo di Mella che mette un po' in difficoltà con il tocco di petto il proprio portiere, brava Durante a deviare in calcio d'angolo. Pirone cerca il gol dell'ex, qui il pallone decolla sopra la traversa, ci prova la numero 9, capitano del Sassuolo, e ci prova nuovamente poco dopo con Bugeia che serve Monterubiano, una puntata in stile futsal della giocatrice in maglia numero 11 riproposta da Giampiero Piovani. Eccola qui l'occasione per Pirone che prova il tocco in buca d'angolo, palla che sfila alla sinistra di Francesca Durante, pericoloso il Sassuolo che però non riesce a trovare il raddoppio prima dell'intervallo. Si va a riposo senza recupero, il raddoppio però il Sassuolo lo realizza dopo soltanto 23 secondi del secondo tempo con Bugeia che pesca in verticale Dubkova che mette a sedere anche Durante, di sinistro segna il 7° gol del suo campionato. Scatenata Camila Dubkova, maglia a maniche corte, guanti di lana, sfida il freddo così. Il taglio comunque geniale di Alei Bugeia, glaciale Dubkova nel trovare il gol del 2-0 che sembrerebbe spezzare definitivamente le speranze del Verona, un Verona che però gagliardamente si fa rivedere dalle parti di Lemay con questa volée di Papaleo che anticipa di qualche minuto il calcio di rigore che riaprirà la gara. Prima però Alei Bugeia prova il tocco verso il centro per Pirone che non riesce a trovare l'appuntamento con il gol del 3-0, ancora Sassuolo con Dubkova in area, occasioni a pioggia per le neroverdi, qui Monterubiano non inquadra lo specchio della porta sull'assist della giocatrice ceca. Dal nulla però il fallo ingenuo di Orsi su Jelencic manda per la quarta volta in questa stagione dal dischetto il Verona, non c'è Bragonzi, la specialista si incarica della battuta Francesca Papaleo, pallone che bacia il palo alla destra di Lemay, finisce in porta e al minuto numero 56 il Verona riapre la partita con il primo gol in campionato di Papaleo, ancora 0 gol su azione per il Verona ma 4 su 4 dal dischetto. Passano pochi istanti, intervento altrettanto ingenuo in area con un braccio di Meneghini, era già ammonita, quindi cartellino rosso per Meneghini, rigore però regalato da Dubkova a Durante, si resta 2-1 con Dubkova che quindi fallisce l'appuntamento con la tripletta. L'assist però della ceca per Pirone che segna il gol del 3-1, arriva il gol dell'ex, quello che ristabilisce il doppio vantaggio al minuto numero 67, gol numero 5 per Valeria Pirone lo scorso anno proprio con la maglia dell'Hellas Verona. Sfortunata Ambrosi nello spizzare il pallone proprio nella zona del secondo palo, liberissima per Pirone, slalom di Bugeia, qui siamo al 75esimo, 3° calcio di rigore del match, il secondo per il Sassuolo, cambia l'esecutrice, non più Dubkova ma Alei Bugeia che spiazza Durante, gol del 4-1, il 5° gol della 16enne maltese che guarda il portiere e poi mette il pallone dall'altra parte. 4-1 nel finale, potrebbero diventare ancora di più i gol del Sassuolo con Dubkova che però deve scontrarsi con la parata di Francesca Durante, il sinistro alto di Davina Filgens, dopo 3 minuti di recupero finisce il match 4-1 per il Sassuolo.